Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo. Ormai siamo alle porte del weekend, dunque oggi vi daremo tutti i dettagli necessari dal punto di vista meteorologico per quanto riguarda la giornata di sabato e di domenica, e non solo, ci porteremo anche un po' avanti, dato che comunque settimana prossima è la settimana pasquale. Oggi è una giornata davvero importante perché è la giornata mondiale dell'acqua, la festeggeremo insieme, sono tante le altre notizie che ci aspettano, iniziamo dal sommario. Nuovo peggioramento del tempo, piogge e venti forti attesi entro domani al nord e al centro Italia. Nella nuova settimana e fino al weekend pasquale non prevediamo il tanto sospirato miglioramento. Oggi giornata mondiale dell'acqua, un elemento fondamentale per la sicurezza alimentare. Occorrono circa 3.000 litri per una corretta dieta giornaliera. Quanta acqua è nascosta nel cibo che mangiamo? Ogni anno dal 1960 al 23 marzo si celebra la giornata mondiale della meteorologia al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su diversi temi legati allo sviluppo della meteorologia e della climatologia. Per affrontare le sfide del clima nasce la prima società italiana per le scienze del clima. Dar forza alla ricerca e creare punti di incontro e discussione, questi i principali obiettivi. Iniziamo dalla situazione meteorologica, sicuramente c'è una buona notizia perché in questo momento le immagini satellitari ci mostrano un cielo sgombro da nubi, purtroppo però le notizie buone non dureranno a lungo, allora colleghiamoci, ecco siamo già collegati con il nostro meteorologo, buonasera Matteo, ecco che cosa ci attende per le prossime ore, a te. Buonasera Serena e buonasera a tutti i nostri telespettatori. In realtà è un'Europa spaccata in due, quella che si mostra sotto l'occhio vigile del satellite. Vediamo insieme l'animazione. Ecco, guardate sull'Europa occidentale questa ampia depressione che appunto progredisce verso Levante. Questa perturbazione, queste nubi che vedete sulle isole britanniche, sulla Francia, arriveranno sulla nostra penisola entro il fine settimana, entro la giornata di domani, mentre a est regna il gelo. Temperature invernali sotto lo zero anche durante il giorno, come ci mostra quest'altra cartina, appunto con le temperature massime della giornata di oggi. Guardate, meno 8 a Minsk, meno 8 anche sulle repubbliche baltiche, addirittura 0 gradi a Berlino dove sta nevicando, mentre sulle Mediterranee, sull'Europa centrale, guardate le temperature, guardate soprattutto i colori caldi sulla Francia e sulle coste della Spagna, ma anche vedete sulle nostre isole maggiori fa caldo, le temperature si avvicinano ai 20 gradi, ma attenzione perché come detto il gelo è presente sull'Europa centrale e settentrionale. Ecco, se ne passami un termine, il gelo è ancora una volta in agguato. Abbiamo visto insomma quali sono le minacce, io mi trasferirei volentieri in Spagna, però visto che insomma sono un po' spaventata da questo gelo, Matteo, noi abbiamo bisogno di primavera, però buone notizie, niente. La cartina che è partita alle mie spalle purtroppo mostrerà un nuovo aumento della nuvolosità nella giornata di domani. Guardate le piogge che abbiamo segnalato sulla Liguria e sulla Toscana a partire dal pomeriggio, quindi avremo un aumento delle nubi al mattino praticamente su tutto il nord Italia, mentre il sud, ecco, sarà ancora baciato dal sole, ma con i venti che cominceranno a essere moderati o forti provenienti da sud, quindi di richiamo a causa della perturbazione che arriverà soprattutto nella giornata di domenica. Guardate la nostra grafica, il nord purtroppo sarà coinvolto dalle precipitazioni in maniera maggiore, con piogge diffuse a tratti anche a tratti moderate e forti sulla Lombardia, sull'Emilia, poi successivamente anche al nord-est, con calo delle temperature deciso nella seconda parte della giornata. Addirittura poi in serata, nella notte tra domenica e lunedì, la neve potrebbe cadere nuovamente a quote basse sul Piemonte, sull'Appennino, qua e là anche al nord-est. Mentre per quanto riguarda sempre la giornata di domenica, il centro-sud vivrà delle ore di attesa perché avremo un aumento delle nubi al centro sulla Sardegna, ma ancora non pioverà, il sole invece splenderà ancora in gran parte del sud Italia, con le temperature vedete che raggiungeranno i 18-20 gradi. Poi nella notte tra domenica e lunedì e soprattutto nella giornata di lunedì il peggioramento arriverà anche al sud con piogge sparse. Un miliardo
mezzo di persone non hanno un accesso sicuro all'acqua. Questo vuol dire che non solo non hanno la possibilità di avere a disposizione acqua potabile, ma anche non hanno adeguati servizi igienici e sanitari. Ecco, oggi è una giornata davvero importante, perché la giornata mondiale dell'acqua è stata voluta dalle Nazioni Unite nel 1992, si festeggia ogni anno il 22 marzo, e proprio in questa giornata si pone al centro dell'attenzione la questione della risorsa idrica e della sua importanza come diritto, come bene primario. Ma allora, che cos'è che dobbiamo difendere? Guardiamo il servizio. Queste immagini manifestano la straordinarietà della risorsa acqua. Ma perché è importante parlare di questo tema? Perché ci sono tra i 3 e i 4 miliardi di persone che non hanno acqua sufficiente in quantità stabile, con servizi igienici scarsi, e ben 8 milioni di persone muoiono a causa di malattie legate a questo problema. E in base a alcuni dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono 1 miliardo di individui che vivono con meno di 20 litri d'acqua potabile al giorno. E per la FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ecco, negli anni questo problema diventerà ancora più allarmante, prima di tutto perché crescerà anche la nostra necessità di cibo del 70-100% entro il 2050, in quanto aumenterà la popolazione. Questa è una cifra enorme, se si pensa che per produrre la quantità di cibo che una persona consuma in un giorno servono tra i 2.000 e i 5.000 litri d'acqua. E allora guardiamo insieme alcuni dati che ci fanno capire l'entità del problema, perché ogni italiano consuma 300 litri d'acqua al giorno. Una famiglia italiana in una settimana utilizza ben 30 litri d'acqua per bere, 150 litri d'acqua per cucinare, mentre utilizza 300 litri d'acqua per la lavatrice. Questi sono dati che fanno sicuramente riflettere, perché nel quotidiano non ci accorgiamo in realtà di quanta acqua passa sotto i nostri occhi, quanta acqua utilizziamo, non solo quella che vediamo ma anche quella che mangiamo. È proprio così. Ogni giorno, attraverso l'alimentazione, ognuno di noi consuma una quantità di cibo che è mediamente pari a 3.496 litri al giorno, e questa può variare però in base anche a quello che consumiamo. E allora colleghiamoci subito telefonicamente con il dottor Luca Luini della Barilla Center for Food and Nutrition. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera. Ecco, ci tenevamo a insomma parlare con lei perché oggi è una giornata importante. Ci sono dei dati che sono sicuramente significativi e fanno capire in realtà noi quanta acqua mangiamo. Sicuramente sì, anzi dagli studi che sono stati fatti anche dal Barilla Center Food and Nutrition emerge che quasi il 92% dell'acqua che consumiamo è in realtà nascosta nel cibo che mangiamo tutti i giorni, e questo molto spesso ci stupisce assolutamente. Per questo motivo sempre col Barilla Center Food and Nutrition si sono raccolti un po' tutti i dati di impatto ambientale dei vari alimenti, in modo tale da capire in che modo è possibile ridurre la nostra impatto ambientale, in particolare la nostra impronta idrica, attraverso le scelte che possiamo fare su quello che mangiamo quotidianamente. E ecco, quello che... scusi se la interrompo, dottor Ruini, però vorrei aiutare anche chi ci sta seguendo da casa con l'aiuto delle immagini. Guardiamo insieme i cartelli con le piramidi, sia quelle alimentari che quelle idriche, prima l'una poi l'altra, per capire esattamente che cosa è che ci sta dicendo. In pratica noi, per cercare di consumare meno acqua, dobbiamo scegliere dei cibi particolari.
Certamente sì, ci sono dei cibi che per la loro produzione impiegano più acqua e dei cibi che ne impiegano meno. Se guardiamo la classifica attraverso l'immagine emerge che la frutta, la verdura e i prodotti a base di cereali hanno un minor consumo di acqua ovviamente durante la loro coltivazione e produzione, mentre se ci spostiamo nella parte alta della piramide troviamo che tutti quegli alimenti che sono lavorati come la carne e altri alimenti risultano avere un'impronta idrica decisamente molto più alta. Ho capito, ecco qua infatti vediamo esattamente qual è il consumo d'acqua in funzione degli alimenti e vedete che insomma consumare verdure è sicuramente più sostenibile rispetto alla scelta di carni bovine, noci, nocciole e olio di girasoli. Ecco, vabbè, innanzitutto ovviamente invito anche coloro che ci stanno seguendo da casa poi eventualmente a visitare il nostro sito internet dove troverete queste immagini e la possibilità dunque di guardarle con più calma. E dunque questi sono gli accorgimenti che bisogna seguire per cercare di aiutare l'ambiente, soprattutto la risorsa idrica. Assolutamente sì, se confrontiamo un menù che da un punto di vista nutrizionale risulta essere bilanciato, dove la frequenza della frutta e della verdura risulta essere maggiore, c'è la possibilità di ridurre quasi di un terzo l'impronta idrica, quindi la quantità di acqua che viene consumata ogni giorno. Ecco, infatti guardiamo insieme il cartello numero 3, perché questo mostra proprio l'impronta idrica degli alimenti in funzione degli alimenti che scegliamo. Ecco, è proprio questo qua. Con un menù settimanale a base di carne, ogni individuo consuma giornalmente tra i 4.000 e i 5.000 litri d'acqua, mentre se lo scegliamo a base di verdura, ecco che il livello si abbassa notevolmente, dai 1.500 ai 2.600 litri d'acqua. Ecco, questa ci può dire il concetto? Questo è il concetto di acqua virtuale? Certamente, il concetto di acqua virtuale che cosa rappresenta? Quando uno misura l'acqua che è necessaria per produrre un alimento non deve tener conto soltanto dell'acqua che troviamo dentro questo alimento, ma è necessario considerare tutta l'acqua che è stata utilizzata per la produzione. Nel caso ad esempio della coltivazione di frutta o verdura c'è stata dell'acqua che o perché viene irrigata o perché la riceve viene ricevuta dalla pioggia, serve per poter far crescere le piante, quindi tutta l'acqua che viene si considera tutta quest'acqua si calcola la cosiddetta impronta idrica o l'acqua virtuale contenuta all'interno degli alimenti. Dottor Ruini, io la ringrazio sicuramente perché nessuno di noi, probabilmente anche chi ci sta ascoltando a casa, non pensava che nel cibo si nascondesse una quantità d'acqua così importante e soprattutto perché abbiamo capito quest'oggi che qualcosa possiamo fare anche noi e tra l'altro sembra proprio che anche scegliere una dieta che sia sostenibile dal punto di vista ambientale per la nostra risorsa più cara, per il nostro oro blu, possa anche far bene alla salute. Certamente, infatti quello che emerge è che non solo si riesce a ridurre l'impatto ambientale, ma proprio seguendo quello che i nutrizionisti raccomandano, quindi i principi della dieta mediterranea, che tra l'altro è nata proprio in Italia, c'è la possibilità di star bene per riuscire a vivere meglio e a rispettare maggiormente l'ambiente. Dottor Ruini, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona serata e un buon lavoro. Perfetto, grazie. Grazie. Ecco, adesso proseguiamo, perché oggi è una giornata importante, l'abbiamo detto, da festeggiare soprattutto per pensare a questo problema, la giornata mondiale dell'acqua, però anche domani è una giornata molto importante e infatti anche noi di Prometeo ci stiamo preparando, perché domani è la giornata mondiale della meteorologia e anche questo è uno spunto davvero importante, perché sicuramente ci vuole maggior consapevolezza di quanto la meteorologia sia fondamentale anche per il nostro quotidiano e dunque è proprio il caso di festeggiarne e soprattutto parlarne e approfondirle. Noi iniziamo con questo servizio. Il 23 marzo si festeggia la Giornata Mondiale della Meteorologia. È dal 1960 che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale celebra questo evento per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi climatici. Perché il 23 marzo? Per rispondere, bisogna tornare indietro di 63 anni nel 1950, quando l'Organizzazione Meteorologica Internazionale, fondata nel 1873, fu sostituita proprio dall'OMM. Quel giorno, la neonata Organizzazione Intergovernativa delle Nazioni Unite divenne il fulcro delle scienze meteorologiche, climatiche e idrologiche, organizzando reti di rilevamento, standardizzando le misure e promuovendo la ricerca e lo sviluppo nel campo meteorologico.
Il tema di quest'anno sarà assicurare la veglia meteorologica per proteggere persone e beni. Creata nel 1963, la Veglia Meteorologica Mondiale coordina a livello internazionale lo scambio di informazioni e servizi di tutti gli Stati membri, col fine di ridurre gli effetti catastrofici di un clima impazzito. L'iniziativa mira a sottolineare il ruolo fondamentale della meteorologia e lo fa partendo dai numeri. Negli ultimi 30 anni, 7.500 catastrofi naturali hanno provocato più di 2 milioni di morti e 1.500 miliardi di dollari di danni. Senza le previsioni meteorologiche e le allerte, i numeri sarebbero stati più drammatici. Il 70% delle perdite umane e l'80% di quelle economiche sono imputabili a fenomeni meteo estremi. Ed è quindi necessario prendere adeguate contromisure, soprattutto nei prossimi anni, quando le catastrofi colpiranno ancora più forte. Il nostro meteorologo Matteo Zanetti ha già iniziato a prepararsi per la giornata mondiale della meteorologia di domani. Dunque, colleghiamoci con lui perché so che ha in programma un passo indietro nel tempo. Sì, Serena, ho fatto delle ricerche. Il nostro lavoro pensa fonda le sue radici addirittura nelle civiltà mesopotamiche, quindi veramente ecco prima di Cristo, proprio in questa zona ci sono stati i primi tentativi di previsione, soprattutto interpretando il movimento e la forma delle nubi, ecco come ci mostra anche la nostra grafica, civiltà mesopotamica e civiltà ebraica. C'è stato un successivo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda ecco la civiltà greca, con maggiore rigore scientifico da parte di questi signori che vedete elencati qui. Siamo sempre comunque negli anni avanti Cristo. Poi lo sappiamo, durante il Medioevo c'è stata un'involuzione della scienza, ci si affidava soprattutto all'astrologia, e nel Rinascimento c'è stata la rinascita, appunto, anche per quanto riguarda la scienza meteorologica, con il primo igrometro di Nicola Cusano, un cardinale del Trentino Alto Adige, che pesando una palla di lana appunto stimava l'umidità. Il termometro di Galileo nel 1597, che sfrutta il principio per cui la densità varia in base alla temperatura, ecco, con questo strumento. Il barometro di Torricelli, quindi, per la misura della pressione nel 1643, importantissimo. E infine manca il vento. Guardate, il primo anemometro di Robert Hooke nel 1667. Per arrivare ai giorni nostri, un grosso sviluppo alla scienza meteorologica è stato dato dall'invio del primo satellite in orbita, Tiros 1 nel 1960. Ecco la foto ed ecco la prima immagine di Tiros 1 datata 1 aprile del 1960. Sicuramente con il satellite sono stati fatti molti passi in avanti, anche con il radar meteorologico. Ci possiamo solo augurare che ecco il progredire di questa scienza continui per previsioni per i nostri telespettatori sempre più affidabili. E la meteorologia andrà sicuramente avanti, anche perché è davvero essenziale per il nostro quotidiano. Adesso noi vi abbiamo invitato ieri a spedirci delle immagini riguardanti proprio il tema acqua, dunque perché oggi vogliamo festeggiare, continuare a pensare alla nostra risorsa più preziosa, dato che oggi è la giornata mondiale dell'acqua. E proprio ieri ci ha inviato una foto che è davvero carina, ma soprattutto il pensiero ci è piaciuto. The Storm, ecco, questo è l'utente, e ha scritto: se solo potessi vivere sott'acqua. Ecco, sicuramente quindi è un amante di questo habitat. Adesso invece voglio un attimo cambiare argomento con voi, perché Prometeo, lo sapete, sta seguendo la rinascita della città della scienza, che è bruciata il 4 marzo, questo posto legato alla scienza, legato alla città di Napoli. Ebbene, ci ha scritto proprio ieri sera il signor Luigi Tirino, e ci ha scritto testuali parole, ve le leggo: sono Luigi Tirino, lo scultore delle opere ritratte nella foto dell'incendio della città della scienza, questa foto che ha fatto il giro dei media. Le mie opere in acciaio e metallo sono ritratte su tutti i giornali come simbolo di rinascita della città della scienza. Vi scrivo per comunicare la paternità delle opere, perché le opere sono sue, e per esprimere quanto mi sia a cuore la rinascita e la ricostruzione della città della scienza, nell'attesa di poter riportare a splendore le sculture resistite all'incendio attualmente nella zona sequestrata. Parteciperò con enorme piacere alla riapertura delle attività il 13 aprile 2013, quindi questa è una data da segnare, come Napoli
napoletano e come artista mi auguro che proprio ciò che ha resistito al disastro rappresenti un importante segno di incoraggiamento e di ripresa. Firmato Luigi Tirino, che noi ovviamente ringraziamo per questa segnalazione così importante e per questo messaggio di coraggio e di voglia di ricominciare. Con questo io vi lascio per qualche secondo di pubblicità. Dopo continuiamo con gli approfondimenti perché pochi giorni fa è nata la Società Italiana per le Scienze del Clima e dunque Prometeo non se l'è lasciato sfuggire questo evento. Ne parliamo fra poco. Pubblicità.